Grazie, pace, buongiorno a tutti. Stiamo facendo una passeggiata in Germania con Celeste. Saluta. E le stavo spiegando che quando i Boy Scouts, gli Scouts vogliono farti non perdere nella foresta, ti dicono di guardare gli alberi e di guardare dove c'è il muschio, perché nell'emisfero settentrionale il muschio nasce a nord, quindi se tu guardi un albero vedi dove è il muschio e ti rendi conto che il muschio cresce, indica dove è il nord. È interessante perché ti puoi orientare. Cosa vuol dire orientare? La parola orientare viene dalla parola oriente. Oriente è l'est. Perché? Perché tipicamente nella Bibbia il tabernacolo guardava a est, si dice che la casa del Signore, l'abitazione del Signore è a est, il sole sorge a est e ti puoi orientare sapendo dov'è l'Oriente, sapendo dov'è l'Est. E nella tua vita, se hai bisogno di ricalibrare la bussola, guarda sempre dov'è Dio. Guarda sempre in che punto cardinale è Dio. Orientati verso Dio. Cerca sempre le sue istruzioni, le sue indicazioni. Perché quando sai dove Dio ti dice di andare, sai che arriverai a destinazione. E la passeggiata è bella lunga, ma io so che arriverò a destinazione perché so dove sto andando, perché mi sono orientato con il muschio e so che sto andando a sud in questo momento e che prima o poi arriverò dove devo arrivare. È la stessa cosa, ricordatevi sempre, la stessa cosa. Anzi, la cosa importante è quella di sapere sempre dov'è la posizione di Dio, chiaramente dentro di te, ma sto dicendo c'è un'indicazione, c'è un segno, c'è un qualcosa che ti indica dove andare. Dio ti dice dove andare, orientati, orienta la tua vita in quella direzione e vedrai che arriverai alla meta. Un abbraccio a tutti.